Allora, per fare il nuovo coesore, in sostituzione a questo qui, di cui vi rimando al video linkato in basso nella descrizione, ne voglio fare uno nuovo, più efficiente, spero, ma anche più bello da vedere, perché quello è veramente osceno. Oltretutto più comodo anche da collegare. Perché poi se va tutto bene nella costruzione del ricevitore a Coira lo lascerò montato, quindi vorrei fare un bel lavoro come ho fatto qui con il trasmettitore a scintilla. Allora, ho smontato una bicca esaurita. Queste parti qua le mettiamo via. Il tappino fa sempre comodo perché generalmente mio figlio poi li stacca e li perde e rimane qui la penna. La penna la utilizzeremo come tubetto. In realtà avremo bisogno di un tubo di vetro, ma purtroppo reperire un tubo di vetro è notevolmente complicato. Quindi andremo sul tubetto della Bic. Il tubetto della Bic, oltretutto, a differenza di altri tubetti di altri tipi di penne, ha una caratteristica importante. La prima è molto rigido. Quindi più stabile anche nel futuro, per esempio, tipo questo. Questo qui è un tubo molto leggero e non va bene. Poi la cosa bella è che l'interno del tubo della bicca è giusto giusto per far entrare questo, che è il reoforo, diciamo, di una spina. Questa è una spina rotta, c'è un questo che ha la vite rotta, quindi la dobbiamo riciclare in un'altra maniera. E come vedete, questa la potremmo utilizzare direttamente come elettrodo. Inoltre, invece, possiamo utilizzare questa vecchia presa telefonica. Questo veramente è residuato bellico, possiamo dire. È una presa telefonica vecchio stampo che ormai non si usa più da tantissimi anni. Questa, inoltre, in realtà è un adattatore perché adatta dal vecchio sistema all'RJ11. Ok. Questa non ci serve più e questa potrebbe essere interessante perché oltretutto forza ad entrare. E qui non dobbiamo fare altri lavori, suppongo. Io adesso voglio provare ad andare avanti a fare il coesore con questo sistema, con quello che reperirò appunto smontando questa spina. Ovviamente dovrò fare un taglio e accorciare questo tubetto. Poi dentro andremo a mettere, e la vado a prendere subito, la polvere. Eccola qua. Eccola qua. La limatura, questa l'ho ottenuta limando una moneta. Non so con precisione di quale lega stiamo parlando. Spero che con questa funzionerà meglio rispetto a quella che ho utilizzato qui, perché questa che ho utilizzato qui è molto grossolana, questa è molto più sottile. Cioè, ci ho lavorato un bel po' sopra, le immagini in sovraimpressione ve lo stanno facendo vedere. Praticamente ho preso una moneta, l'ho limata con una lima fine, con molta attenzione per non sporcare la limatura, e ho raccolto questa. Questa sarà più che sufficiente per fare il coesore. Spero funzioni meglio. Poi lo proveremo, insomma, faremo dei test. Adesso ancora non so, siamo in corso d'opera, non so ancora come andremo a finire con questo esperimento. Quindi, per il momento questa la mettiamo da parte, magari la utilizzeremo per fare un altro coesore di prova. Tanto abbiamo questo tubetto che ci avanza. In realtà io di queste già smontate da qualche parte ce l'ho. Spero di ritrovarle prima di dover smontare questa cosa, che essendo vecchia ormai mi dispiace, ma oh, poi alla fin fine chi se ne importa. Bene, adesso andremo avanti con questo processo. Ho una cosa che generalmente i due reofori del coesore vengono praticamente tagliati. Faccio un disegno qui sul tavolino per farvelo vedere con il pennarello. Il coesore, i due reofori del coesore generalmente vengono tagliati un po' così, un po'. E questo poi è il tubo che lo contiene. E qui poi
ci si va a mettere la polvere. Chiaramente questo poi avrà un verso per essere montato sul piedistallo dove andrà ad operare, quindi dovremo metterlo per benino. In questo caso, se funziona con questi, che io non voglio andare ad intaccare, non avremo questa situazione, bensì ne avremo un'altra, quindi con due punte di fatto. Qui andremo ad avere praticamente sempre la sezione del tubo e qui andremo ad avere quella limatura, questa limatura qui che ho appena fatto. Qui poi è buono perché qui con questo che andrò a recuperare da questa spina, da queste parti avrò le filettature per andare a fissare i fili, quindi verrà fuori un lavoretto molto pulito, molto carino. Allora, tolti questi qui, che dispongono peraltro di. L'ho dovuto togliere col calore, cioè scaldandoli. Avete visto? Praticamente qui c'è anche questa zigrinatura che, guardate, è perfetta. E da questa parte, scusate, ecco così, vedete, c'è pure lo spazio per andare poi a mettere la vitina per fissare il cavetto. Io questi li ho tagliati così proprio nella speranza di poterli riutilizzare, anche se sono molto corti. Ora dovrò andare a fare il taglio giusto, non sarà facile, eh? Mettendoci dentro poi questa limatura di ferro, io penso lo andrò a fare qua giù da queste parti, vediamo un po'. Problema, bisogna stare molto attenti perché veramente attenti. Ok, provo a tagliare. Taglieremo circa qui. Eccolo qua, tagliato. E adesso verrà la parte bella. Un attimo un'altra carteggiatina. Praticamente andremo a mettere questo qui. E poi lo spingerò dentro un pochino, vediamo un po'. Perché non deve pressare troppo, perché sennò il coesore entra in conduzione, invece deve rimanere in isolamento. Proveremo anche a far entrare un altro pezzettino questo. È un lavoro delicato, notevolmente delicato. Anche perché tubetto Bic si rompe con una facilità incredibile. Penso che dovrò togliere un paio di millimetri. Scusate se ci si allunga, ma il lavoro è delicato, se lo vogliamo fare fatto bene, anche se falliremo, non lo sappiamo, ma dobbiamo metterci il tempo che ci vuole, anche nel video. I video complicati devono essere lunghi, non possono essere corti. Allora, questo lo mettiamo qui, prima di tutto cerchiamo di una punta di travano. Ecco qua, già si sentono i primi crick.
Sdischiamo, eccola qua, si spacca. Forse con una scaldatina, adesso lo scaldo un po' e provo a... Allora, set completo, tester in modalità ohmmetro che misura la resistenza del coesore. Scusatemi se mi alterno tra chiamarlo coesore e coerer, tanto sono sinonimi. Quindi. Allora, qui praticamente vedete che non conduce, ok, coesore. Bene, trasmettitore a scintilla, ok, andiamo con le scintille, guardate bene qui, tac, vedete? 110, 0,110, colpetto, non conduce più, riconduce, riconduce. Ok. Allora, il coesore funziona. Metto a posto il coccodrino magnetale per non far cortocircuiti, spengo l'alimentatore e tolgo, spegniamo anche il test in modo tale che non si scarica la preziosa pila. Eccolo qua, quindi questa volta, scusate, mi metto in una posizione un po' più opportuna, eccolo qua, vedete, qui ho la vite, anche qua avrò la vite e potrò metterci dei cavetti con un, praticamente con questo da capo, no?
Ok, questa forcina qui saldata a un cavetto in maniera tale che farò una cosetta pulita questa volta. Ok, funziona, molto soddisfatto. Qui ci vorrebbe tutt'altro strumento per fare la ripresa, per far vedere bene com'è dentro. Proverò a fare delle foto da vicino, così le aggiungerò sia in testa che in coda a questo video. Ci proverò. Per il momento vi ringrazio di essere arrivati fin qui, vi saluto, vi rimando al prossimo video dove piano piano proverò a costruire un ricevitore a coesore completo. Devo reperire un elettrocalamite per fare il martelletto che batte qui, il decoesore, ecco, tecnicamente, e andiamo avanti. Ci vediamo alla prossima e vi ringrazio, ovviamente iscrivetevi al canale. Ok, grazie. Ciao ciao.